Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi andiamo a completare quelli che sono i prodotti che sono stati inviati da Switchbot. Stiamo parlando del QuickTime, che sono il motorino, ce ne hanno inviati due per poter comandare l'apertura e la chiusura delle tende, il pannello solare per poter alimentare il QuickTime e il remote control, il telecomandino, per eventualmente farlo anche manualmente. Andiamo a vedere subito all'interno delle confezioni che cosa c'è. Un cartellino pubblicitario della Switchbot, il manuale di istruzioni, il motorino e questo è l'altro motorino che andrà attaccato da questa parte. Nell'altra scatoletta in basso troviamo l'USB per poterlo ricaricare, il motorino, ed è quattro clip che serviranno da mettere sulle tende per poterle tirare. In questa scatoletta troviamo delle catenelle con gli attacchi. Procediamo con l'installazione. Schiacciamo il tasto sulla app più in alto a destra, clicchiamo su QuickTime, ci dice di aggiornare il firmware. Aggiornato con successo, clicchiamo su fine. Su questa schermata ci chiede se la tenda è centrale oppure laterale, noi gli diamo che è quella centrale perché sono due, e qui dice di aggiungere la seconda tenda, perché essendo due dovrà lavorare con due di questi prodotti. Teniamo premuto, inizia a lampeggiare, facciamo prossimo. Allora, qui ha trovato i due motori per le tende, andiamo avanti. Sta facendo l'accoppiamento tra le due, le ha trovate. Noi lo chiamiamo tenda e basta. Adesso vuole sapere se il binario è a U, è un'asta o una rotaia. È ad asta. Adesso ci chiede se abbiamo una di queste tipologie. Noi abbiamo questa che ha il ferretto, come potete vedere, quindi lo selezioniamo e qui c'è la guida all'installazione. Allora, per installare il dispositivo ci sarà la placchetta da inserire, questa qui si allunga, questa qui è mobile, la potete allungare, quindi inserite il primo, mettete poi il motorino, quando lo giuntate qui sotto sentirete un clac. Fatto questo bisognerà mettere queste cordicelle. Vanno messe dove c'è l'anello, vedete, in questo modo, per ogni anello. Questo farà sì che la tenda venga tirata in maniera più omogenea. Adesso, effettuata l'installazione, andiamo a fare la prova. Apri tenda. La tenda si apre, arriva a fine corsa, aspetta qualche secondo, dopodiché si richiude. Quando arriva a fine corsa si ferma. La calibrazione avverrà tramite l'applicazione. Per quanto riguarda la calibrazione, verrà fatta in maniera automatica. Io qui l'ho già fatta, vi faccio vedere come si fa. Verrà fuori questo menu, cioè la calibrazione intelligente o la calibrazione manuale. La calibrazione intelligente basterà cliccarci sopra, confermiamo che il logo è verso di noi ma dietro la tenda e facciamo avvia calibrazione. Qui mi dice di confermare, si muoverà prima quello di destra, quindi noi gli diamo che si sta muovendo quello di destra, facciamo avvia calibrazione e la tenda inizierà ad aprirsi, arriverà a fine corsa, dopodiché si richiuderà. Quel range lo terrà in memoria come apertura e chiusura della tenda. Allora, prima di andare a procedere con l'accoppiamento di questo telecomando, togliamo la pellicola, c'è una linguetta, quindi la togliamo. Avete sentito il beep? Seguiamo le indicazioni riportate sull'applicazione che dice di tenere premuti due tasti. Ha fatto un beep, sta lampeggiando, quindi facciamo prossimo. Il nome remoto 28 e come vedete qui abbiamo il telecomando della camera, la tenda che sarebbe il QuickTime, il condizionatore che abbiamo visto nel precedente video e in più l'Hub 2. Questa è l'installazione del QuickTime, come avete visto molto semplice, viene trovata immediatamente dall'applicazione, si possono veramente programmare in qualsiasi modo, far utilizzare sia con la voce, col telecomando. Per quanto riguarda l'alimentazione, avete la rimanenza della batteria direttamente sull'applicazione di Switchbot, ma in più avete la possibilità anche di utilizzare il pannello solare che ci hanno inviato. Per poter collegare il pannello solare semplicemente inserirete questo
Qui ci sono due ganci che possono aiutarvi a tenere su il pannello ed essendo vicino alla finestra riceverà la luce sufficiente per poter alimentare i pannelli. Per poi dopo fissarlo in maniera ancora più salda mettono all'interno della confezione, notare 3M, il velcro, in modo tale che voi fissiate questa parte qui lunga nella parte posteriore del pannello e i 3 velcri che sono presenti li potete montare sul motorino, dopodiché lo assicurate al suo pannello e in maniera salda rimarrà in quella posizione. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare tutti questi prodotti e vi ricordo che abbiamo un codice sconto se acquistate direttamente sul sito Switchbot. Più o meno da metà mese, metà aprile dovrebbe comparire anche su Amazon, attualmente è disponibile sul loro sito e quindi potete acquistare tutto con il nostro sconto. Lo sconto vi ricordiamo che è valido fino al 10 di maggio. Bene ragazzi, io direi che per questo video, ma prima di salutarci vogliamo ringraziare nuovamente Switchbot che ci ha inviato questi prodotti e ci dobbiamo ricredere. Sull'altro prodotto, il Fingerbot, eravamo un po' così perché noi non ne trovavamo un'utilità, un utilizzo pratico, anche se parecchi di voi ci hanno scritto che hanno trovato veramente molti utilizzi per quanto riguarda quel prodotto. Mentre invece per quanto riguarda il Cortine, il telecomando e il pannello solare, nulla da dire, assolutamente soddisfatti. Bene ragazzi, io direi che qui si conclude il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!